Salve a tutti e benvenuti a Abbiamo de Calcio. Il video di oggi interesserà principalmente i tifosi della Lazio, in quanto alla corte di Maurizio Sarri arriva Ryan Kent, attaccante inglese che ha giocato la prima parte della stagione con la squadra turca del Fenerbahce. Non un'esperienza positiva, ma ne parleremo tra un attimo quando presenterò le skills di Ryan Kent. Come sempre, prima di proseguire, vi invito a iscrivervi al canale e ringrazio quanti lo hanno già fatto, dimostrando apprezzamento per i miei video. Ma basta chiacchiere perché i tifosi della Lazio vogliono capire che tipo di calciatore è Kent e magari vedere qualche gol dell'attaccante classe 96 cresciuto nell'Academy del Liverpool e che si è fatto apprezzare soprattutto in Premiership con la maglia dei Glasgow Rangers. In Super League Kent è rimasto a secco, tuttavia ha segnato un gol, l'unico con la maglia del Fenerbahce quest'anno in una partita di qualificazione ai gironi di Champions League. Ryan Kent arriva alla Lazio per fare il vice Zaccagni, tuttavia quando serve può giocare anche a destra. Il suo piede è quello destro, ma attenzione perché calcia benissimo anche di sinistro e proprio con questo piede ha segnato un paio di gol niente male. Uno dei pregi di questo atleta, oltre al fatto di essere un ambidestro, è che quando c'è da tirare in porta non ci pensa su due volte. Tende a partire largo per poi convergere al centro e tirare. Non ha un dribbling secco, pulito, non so se mi spiego bene, tuttavia riesce a saltare l'uomo. Nonostante non abbia una grossa stazza fisica, Kent riesce a proteggere bene il pallone e resistere all'avversario che lo insegue e contrasta. È dotato di un ottimo equilibrio. Alla Lazio Kent arriva come rincalzo, alle sue spalle a metà stagione che definire deludente è poco. L'allenatore Ismail Kartal non ha creduto in lui, preferendogli il 35enne Tadic. La Lazio dunque rappresenta per Kent innanzitutto l'opportunità di cambiare aria e cercare di rilanciare la sua carriera. Spetterà a lui convincere Sarri e dargli più minuti di quanto gliene abbia concessi Kartal. Detto questo, Kent è un calciatore che se ritrova la fiducia in se stesso può sicuramente dare il suo contributo alla causa biancoceleste. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Ryan Kent lasciando un commento e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ci vediamo la prossima volta con un altro video. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grabbing then taking. Feel like
darkness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who